Buongiorno. Recuerdos míos de esa noche cuando yo te tuve aquí solo pa mí. Ultimi preparativi per la partenza. Oggi è il 10 settembre, è l'anniversario del nostro primo anno di matrimonio. E quindi, come abbiamo deciso di festeggiare? Alla nostra maniera, praticamente ci spariremo 600 km. Siamo felici? Sì! Tanto per farvi vedere che intenzioni abbiamo oggi, questa è la cartina di oggi. Quindi, in pratica, da dove siamo noi? Semplicemente attraversiamo tutta l'Italia. Andiamo verso ovest. Città di Modena, siamo sulla strada per andare all'Abitone. È una strada che già conosciamo perché l'abbiamo fatta durante le mille curve. C'è un po' di traffico e quindi stiamo andando pianino, però arriveremo dove vogliamo arrivare, con calma. Sosta benzina a Favullo. Tra 40 km siamo arrivati alla Abitone. Ed è decisamente questo il nostro regalo a noi per il nostro anniversario. Dei magnifici paesaggi goduti nella modalità che a noi piace di più. La nostra Fregona gola con fiume e crostone roccioso. Abbiamo trovato degli amichetti, così possiamo fare quattro curve in compagnia. Stiamo passando da Pieve Pelago e abbiamo appena preso per Abetone. Adesso da qui sono 10 km. Siamo arrivati in Toscana, arrivati all'Abetone, con le casine caratteristiche di montagna. Ah, eccole dove sono tutte le moto. Paesaggio stupendo. Questo è quello che trovate in cima al passo dell'Abetone. Una serie di moto parcheggiate, degli shop e la possibilità di farvi la foto con il fuoricione gigante. Panorama dell'Abetone. Adesso torniamo indietro e andiamo verso Marsa. Noi abbiamo 33 km per arrivare a Casone, sopra le cave. Se proseguissimo per di qua invece arriveremo a Prato. Adesso andiamo. Terra Badia, tutto sotto bosco, tutto verde. Passo delle radici, qui le curve ci sono, 16 km solo di curve, è perfetta. Non pensava neanche di passare di qui, siamo passati per caso. E al passo delle radici abbiamo parcheggiato la moto e ci siamo anche accomodati per il pranzo. Che lì dietro c'erano delle salsiccine, niente male, quelle che sta girando la signora. C'è una cappellina che è super bellissima. Siamo arrivati a Casone adesso. Qui davanti a noi c'è il San Pellegrino e adesso proseguiamo. Abbiamo 60 km per arrivare a Massa, quindi tra 30 dovrebbe iniziare la strada a fianco alle cave. Cambio di paesaggio, montagne appuntite. Verso Lucca andiamo quindi. Guarda, appena voltato per Lucca c'è un castello diroccato. Vedo che siamo arrivati in Toscana. La torre qua, c'è una parte un po' più nuova con una torre restaurata. Panorama stupendo. Siamo a Castiglione di Garfagnana. E adesso ci andiamo a infilare nel mezzo delle montagne. Sono già le cave. Siamo appena arrivati a Isola Santa, qui sotto c'è la diga. Abbiamo appena fatto tutta una strada lungo fiume, è stata veramente molto bella. Tutta curve, lì c'è la diga, qui sotto c'è il paesino. 100 km solo curva, adesso abbiamo ancora una decina di chilometri, poi iniziano le cave di mare. E dopo rifare questa fino a Modena, taglia un po' prima dell'Abetone. Fatto il giro ovale, scendiamo verso Lucca o Pisa, procediamo per l'autostrada e torniamo a casa. Vediamo quanto tempo ci vuole fare il giro delle cave. Azzurrina, che azzurrina. C'è il castello di Azzurrina. Come cambia il paesaggio. Guarda qua. Qua era quello che vedevamo prima, che vedevamo su in alto, queste vette bianche. Di qua abbiamo proprio il cambio di paesaggio. Belle con tutte le venature, molto belle. E questa è una vecchia cava di marmo, quindi adesso incominciamo. Adesso dovremmo fare un giro d'anello in cui dovremmo ritornare esattamente lì dove eravamo adesso. Direzione di Massa, su del vestito. Buio. Galleria. Oh, wow. Il paesaggio su tutte le cave. Bellissimo. E guarda anche qui sotto. Tutte le gallerie qui davanti, cava di marmo che fa tutto il giro di tutto.
di tutte le montagne qui attorno. Tutte le montagne qui attorno sono tutta cava. Bellissimo. Qui sopra la galleria dove stiamo per entrare, di fronte a noi si vede il mare. Qui lateralmente ci sono altre cave. Abbiamo scollinato di qua nel passo del vestito. Stiamo scendendo verso il mare. Panorama da in cima. Laggiù si vede il paesino. Noi siamo qua su in cima e laggiù c'è il mare. Stiamo scendendo dai tornanti, si vede un paesaggio magnifico. Chiamarlo budello mi faceva un po' ridere. Continuiamo a scendere attraverso i tornanti, comincia a comparire di nuovo una cava. Siamo a Massa, lì all'inizio del ponte c'è proprio una statua di marmo e di là da quella parte là c'è Carrara. Arriviamo a una fontana, bella questa fontana. Qua c'è una torre con l'orologio. Oh, eccola che si vede. Qui sulla sinistra c'è la Rocca di Massa. Turano. Qui c'è una torretta. Là sopra nel verde si vede un'altra rocca. Montignoso. C'è una gara ciclistica. Tutti fermi. 54esimo trofeo. Qui è dove lavorano il marmo invece. Qui qua ci sono i blocchi ancora grezzi e dall'altra parte invece c'erano le lastre. Spuntone di roccia. Bevita, cecchita, bonita. Stiamo continuando a costeggiare dei gran paesini. Dietro di noi c'era una statua di marmo, ma si è anche rianimato visto che ha ripreso una posizione normale in sella, non è più stravaccato indietro che ormai si siede con me. Praticamente probabilmente sotto la cava che prima si vedeva. Siamo a Stassema. Secondo me qui non sapeva cosa fare e si è messo a fare delle statue, come ogni tanto io quando mi metto a fare i dipinti a caso. E adesso proseguiamo verso il passo Croci. C'è scritto che super di qua c'è la grotta turistica più grande d'Italia. Stiamo proseguendo leggermente titubanti solo perché abbiamo visto tutti i pullman turistici che andavano esattamente dall'altra parte, ma Google in realtà ci dice di andare da questa parte. E davanti a noi la cava di nuovo. Abbiamo ripreso il nostro giro. Volevo vedere questa galleria così un po' lunghetta dove ci faceva sbucare. Non dove eravamo prima, già siamo in una gola rocciosa. Siamo arrivati invece alla fine dell'anello che era all'inizio dove siamo partiti. E dalle cave di marmo noi adesso ci prepariamo al rientro. Sono tanti bei posti. Sono dei bellissimi posti, la gita ne vale i chilometri per arrivarci. Un sacco di bellissimi paesaggi, bellissime viste delle cave. Vale veramente la pena di arrivare fino qui. Continuate a seguire i nostri video dell'Irlanda. Noi adesso rientriamo. Ciao! Pausa benzina. Dove ci ritroviamo alle 7:30 di sera. Chi ci passa normalmente lo sa dove siamo? Alla Colla. Mamas,